Questo appuntamento è offerto da Yukiko, perle per sempre. Collezione oro brillante. Orogel, la meraviglia di ogni giorno. Da Nuova Arredo, il tasso zero vero continua fino al 30 novembre. Da Nuova Arredo, ci sono sempre buoni motivi per sentirsi a casa. Forte classico pane di semola. Leggero, fragrante e ha il colore del sole. So che è buono, perché lo faccio io. Eccoci, eccoci a buon pomeriggio, iniziamo in vostra compagnia questo primo weekend di novembre. Buon pomeriggio a tutti voi, ciao Michele. Ciao Mary, guardate un po', è tornato il grande Marco Armani, anche oggi ci regalerà una bellissima selezione musicale. Di cosa parlano le canzoni tue di oggi? Oggi il tema di oggi sono i nomi di donna. Ci sono molti nomi di donna, insomma, che hanno fatto grande fortuna per delle canzoni. Bellissimo, quindi non vedo l'ora di ascoltarle. A più tardi, benissimo. Ah, ragazzi, poi dopo mi dovete raccontare il vostro rapporto con i social, se siete dipendenti oppure no. Parleremo tra poco con Barbara Francesca Vieni e con Paolo Conticini. E come ogni venerdì, che si rispetti, Mirella, eccolo Paolo, Mirella Stazzi ci farà l'oroscopo della settimana. Eccolo qua, guarda, preparatevi, prendete appunti. E poi ci sarà Franco Pini, che è rimasto. Eccolo qua. Ciao Franco, bentornato. Buon pomeriggio, ciao, ragazzi. Franco. Allora, sai che cerchiamo intrattenitori? Marco e Chicco sono già pronti dal fondo dello studio con, credo, un nuovo talento. Beh, allora. Ciao Franco, ciao Mary, ciao Marco, siamo assai oggi. Siamo qui con il nostro nuovo talento. Infatti. Però aspetta, lo presenteremo tra un po'. Tra poco. Non subito. Ma non siamo subito. Sicuri che vi stupirà, tranquilli. Bene, vedremo che cosa fare tra pochissimo. Non prima però di scoprire chi c'è in cucina. Sì, Michele, oggi in cucina è tornata a trovarci una nostra cara amica, Annalisa De Benedictis. Ciao Annalisa. Hai cambiato taglio di capelli? Sì, se ne sono accorti tutti. Sei benissimo. Grazie. Sei molto carina. Grazie. Però lei non è soltanto bella, ma è anche brava. Sono qua per altre cose. Ormai lo sanno tutti. Oggi devo dire che cercherai di farci capire anche come trattare bene gli alimenti per generare queste ricette meravigliose. Saranno due? Due, un carpaccio di orata con champignon, crema di avocado e cavolfiore e poi un timballo di rose agli spinaci, un piatto per la domenica. Ok, tra poco poi vedremo tutti i vari passaggi. Vedo già Michele pronto con Marco e Chicco. Sì, è la rubrica dei talenti, no? Sì, infatti, assolutamente, infatti. Naturalmente abbiamo un nuovo talento qui quest'oggi abbiamo un artista speciale. Si tratta di un ragazzo che ha spopolato a Strafactor a 26 anni. Si chiama Mr. Chick. Mr. Chick. Sì, bravo, bravo. Cioè, Mr. Chick. E viene a presentare qui a Buon Pomeriggio il suo brano che si chiama Mbamiké. Tu sai che significa Michele? No. Ed è proprio tuo invece, proprio per Mbamiké. Mbamiké, Mbamiké, Mr. Chick. Ce l'abbiamo, vai. Bamke, tappo, bamke, tappo, bamke, chattini dinda la cocos. A quando park, tu sorride, a quando stai cheat, ma camind. Luci che è una sigaretta, sciucca carta che l'anziano, fatti che non l'utile, parla nonna guaranda, nananza, dretto, marcia qui fino alla fine, che zoom, e ti acca la chia, scoppiatina, parla da sul, da sul. Bamke, tappo, bamke, tappo, bamke, mi tangi l'ungula, si posa. Meraviglioso, Mr. Chick. Se lo merita l'applauso. No, tra l'altro vorremmo anche tradurre quello che ma anche no, soprattutto il finale, anche no. No, il finale no, però se vogliamo fare una traduzione, dato che Michele non conosce bene Mbamiké, che significa il testo della canzone? Signor Michele. La canzone si chiama Compagno Michele, cioè Michele sarebbe praticamente una sorta di personaggio che è molto caratteristico della nostra città, siccome il nome Michele soprattutto è barese, quindi derivazione dialettale.
reale. Okay. Però ovviamente è un personaggio che è una sorta, tra virgolette, di clochard, però che chiede l'elemosina, ma che poi alla fine si vendica, cioè nel senso che trova per terra insomma, i soldi, sì, diciamo, sì. E non restituisce il portafoglio, se li tiene per sé e poi alla fine praticamente... Quindi è un personaggio reale, sì, lui parla, cioè, come canta, va a 3 minuti. Basta, spegniti! Vabbè, com'è nata questa passione del canto, del blues? Beh, ma perché io mi sono ispirato molto al Mississippi, che riflette molto il canalone di Bari. Che è un canale, vedi? Non fare più domande. Il canalone, diciamo... È fortemente, sì, perché io vedo, cioè, una certa somiglianza tra il canalone che poi è il canale di scolo delle acque piovane a San Girolamo. Lo sapevamo, naturalmente, sì, però giustamente, però, lo spieghiamo. Per mettere un po' cosa succede in questo luogo, diciamo, vanno spesso questi, queste persone, ma in un tempo passato, io almeno ho creato una sorta di storia alternativa, questi raccoglitori di pomodori da Bitonto venivano praticamente al canalone e, sì, e poi praticamente si buttavano nel canalone o venivano buttati. Questo è come Berlusconi, fai una domanda, 42 minuti di monologo. La colpa la tua, la colpa la tua. Va bene. Poi la storia del blues barese. Bravo, noi ringraziamo naturalmente Mr. Cic per essere stato con noi, grazie, puoi accomodarti da quella parte. Come invece... ricordiamo, bravo, gli amici a casa, che se vi è piaciuto Mr. Cic o altri intrattenitori, mettete il mi piace o condividete il suo video sulla pagina ufficiale di Facebook di Buon Pomeriggio, quindi mi raccomando. E invece, per chi si vuole iscrivere, chi si vuole proporre, potete mandare il vostro link con la vostra esibizione, la vostra performance, come ho detto bene, benissimo, al nostro numero di WhatsApp al 349-6876-326, oppure naturalmente sempre alla nostra, al nostro indirizzo di posta elettronica, redazione.buonpomeriggio@norba.it. È il momento dell'oroscopo. Grazie ragazzi, perfetto. Ed eccoci qui con Franco Pini e la nostra astrologa Mirella Stazzi. Come ciao, stai? Michele, buon pomeriggio. Ciao, Mary. Tu sai che Franco non ha bisogno di zodiaco e di oroscopi, perché l'ho sposata apposta. Alberti, che noi salutiamo naturalmente. Ciao, Ada. Ciao, Ada. Un carissimo saluto. Comunque ti vogliamo fare lo stesso questo regalo. Di che segno sei? Io sono Acquario. Un Acquario, bene. Cominciò appunto con il weekend, scusa, e il periodo, sì, beh, anche Mary, cioè, del segno dell'acquario. Segno di Mary, sì, sì. Tutti due acquari. Due fantasiosi, l'acquario è molto fantasioso ma anche molto stressato in questo periodo. C'è bisogno in questo momento di essere più consapevoli delle vostre priorità. Perché? Perché l'acquario con Marte, che è stato nel segno da settembre e adesso finalmente vi lascerà a metà novembre, ha un pochino movimentato la vita relazionale e ci sono state questioni a livello anche collaborativo e legale che hanno creato piccole difficoltà. Quindi andiamo nel weekend del segno appunto dell'acquario. In questo momento, soprattutto tra sabato e domenica, ci sarà necessità di stare più in compagnia con le persone che in questo momento possono starvi accanto in maniera più significativa, quindi al bando le vecchie amicizie, al bando le vecchie compagnie, c'è bisogno di novità, ma c'è bisogno di novità già da quest'estate. A breve Giove sarà molto favorevole, Venere rientrata nel segno della bilancia, anche per quanto riguarda i sentimenti ci può essere la possibilità di fare un qualcosa di concreto con la persona che amate. Non l'avete in questo momento qualcuno accanto, sicuramente è il periodo giusto per i single per farsi vedere in giro e mostrare quindi il lato di voi più accattivante. Franco, ho visto pietrificato, hai ascoltato? No, sto ascoltando perché la ringrazio, anzi, quanto ti devo? Assolutamente nulla, non mancherebbe nulla, no, assolutamente. Mary, che ne pensi? No, eh? Devo praticamente uscire un po' questo weekend, a quanto ho capito. Esatto, l'acquario deve uscire, ma soprattutto deve fare nuove conoscenze. Ti presento qualcuno, se sì, vuoi. Sì, Franco, a questo punto usciamo insieme, sì, ci facciamo ragazzi, un bel giro. Vieni anche te, portiamo l'acqua. L'acquario è molto social, però quando magari si sente stressato sta un pochino per conto proprio, tutto l'uomo dell'acquario, okay, non ama molto la mondanità. No. Va bene, allora poi vi faccio sapere lunedì, ok? D'accordo. Andiamo avanti, ora è il momento della bilancia. La bilancia ha un significativo rigenerazione della vostra vita, una significativa rigenerazione. Venere è rientrata nel vostro segno, ci sarà fino al 3 dicembre, dunque si aggiustano alcune questioni o comunque arriva al nodo il sentimento che c'è stato dall'inizio di quest'anno con le collaborazioni che vi hanno stretto, non sono state più collaborazioni per voi valide. È questo il momento, in questa parte di autunno, per far valere davvero le vostre ragioni a livello lavorativo, ma anche a livello sentimentale. Sappiamo, la bilancia è il segno delle unioni, non può stare senza un amore, senza un qualcuno che
l'aiuta proprio a vivere la quotidianità e c'è bisogno in questo momento di recuperare un certo sex appeal per quanto riguarda il vostro fisico. Ci riuscirete molto bene, Mercurio è molto favorevole adesso in Sagittario, porta le donne del segno a essere più dinamiche, più magnetiche, con più voglia quindi anche di farsi corteggiare. Non c'è questa possibilità, non volete essere corteggiati, è il momento ideale per curarvi dei vostri affari. Giove, ve l'ho detto, a breve sarà molto favorevole per voi nel segno del Sagittario, porta contatti lontani. Nello specifico questo è un weekend da passare un pochino tra le mura domestiche. Luna in Vergine oggi e domani porta necessità di mettere insomma un freno, no? Alle richieste dei figli, del partner, prendetevi tempo per voi stessi. Domenica sera l'ideale è fare una cenetta tra amici intimi e insomma rispolverare un po' di amicizie che ultimamente per questioni pratiche avete messo un pochino da parte. Quindi la bilancia ha un mese davanti favoloso, ma sicuramente favoloso, piano piano di rinascita, perché è stato un anno particolarmente oneroso da un punto di vista lavorativo. Flick flock. Vabbè, andiamo avanti. Bene. Con l'altro segno, il toro. Il toro, e chi rinasce è anche il segno del toro in questo momento. Giove a breve non sarà più opposto, oggi questa luna in Vergine parla di momenti molto significativi in amore, un chiarimento va fatto. Marte è ancora in quadratura nel segno dell'acquario, ha scombussolato la vita domestica, voi siete sempre pronti insomma a porgere un aiuto concreto alla persona che vi sta accanto, ma quando è troppo, la gelosia può farla davvero da padrona. Non in questo weekend, le questioni pratiche importantissime, si recuperano soldi, si recuperano amicizie, ma anche credibilità in quello che desiderate fare, soprattutto a livello individuale. Quindi non bisogna lasciarsi trascinare, siete sì un segno di terra, un segno molto concreto, però quando andate in maniera individualista verso un vostro obiettivo, adesso non vi ferma più nessuno, e anche ora. Vai! Come un treno, come un treno. Come un toro. Come un toro, esatto, Franco. Allora, adesso andiamo avanti anche noi come un toro. Sagittario. Il Sagittario non ci crede, ma si può fare. Cosa si può fare in questo momento? Essere sicuramente più ottimisti. È vero, Giove, lo sappiamo, sarà nel vostro segno a breve, porterà quindi un'espansione nella vostra vita. Chiaramente ci vogliono almeno 12 mesi perché ciò accada. Dunque, lo so, siete un po' frettolosi in questo momento perché avete voglia di avere delle risposte, soprattutto a livello lavorativo. Saturno negli anni in cui è stato nel vostro segno ha tagliato, ha reciso i ponti, ha tagliato collaborazioni importanti, a qualcuno ha mandato anche in confusione la vita affettiva. L'importante è non lasciarsi sopraffare oggi dai ricordi. Questa luna in Vergine porta qualche mancanza a livello emotivo, non vi sentite capiti. Però ci sono pianeti così forti come Marte, ancora molto favorevole per voi in acquario, il Sole in Scorpione, Mercurio che è entrato da circa 48 ore nel vostro segno, che vi danno la spinta per andare avanti, per archiviare definitivamente un qualcosa che è stato, non lo sarà più, ma vedrete potrà essere davvero meglio in questo momento. La vita affettiva, la vita appunto di coppia, necessita anche del vostro tempo. Cercate in questo weekend di non essere troppo pantofolai. Okay. Ecco. In bocca al lupo. Datevi da fare. Come sarà il weekend della Vergine? Benissimo, la Vergine ha avuto diciamo un periodo molto accentuato per quanto riguarda il lavoro. È un segno che deve programmare sempre tutto a puntino per stare in forma, per sentirsi bene. Questo però adesso con Mercurio in quadratura in Sagittario, qualche preoccupazione in più da un punto di vista familiare. Magari ci sono delle cose, dei conti in sospeso, delle cose da sistemare a livello economico, non vi sentite proprio a posto con voi stessi. È un'impressione, perché al di fuori traspare invece comunque una grandissima energia, quella che c'è in questo weekend, soprattutto se volete fare cose diverse per voi stessi, anche per il vostro benessere psicofisico, e recuperare un rapporto d'amore che ultimamente la Vergine ha un filo trascurato per questioni sempre a livello professionale. Si cambia a livello lavorativo, però bisogna anche impegnarsi in questo momento. Nulla vi verrà regalato. Hai capito? Ma tu, Michele, cosa sei? Io sono dello Scorpione. Scorpione. Vedremo fra poco poi segno più sexy indubbiamente. Annalisa era della Vergine. È della Vergine. È della Vergine. Ah, sarà contenta. Dopo indaghiamo. Allora andiamo avanti. Adesso è la volta dei pesci. I pesci. Allora, non siete affatto abbandonati dalle stelle in questo momento. Ci sono difficoltà inerenti a una questione del vostro passato. E allora, oggi la luna è opposta. Vi sentite poco tonici, poco
poco lucidi anche. Sappiamo, il pesce è un segno molto creativo, però quando aumenta l'emotività, ecco, non sa più dove andarsi ad appigliare. Uh-huh. È il momento di appigliarsi al proprio coraggio, il coraggio di cambiare. Lo avete fatto nel corso di questo 2018, andrà sempre meglio questo cambiamento. I nati della terza decade raccolgono proprio in questo periodo una grande soddisfazione a livello lavorativo. È vero, Mercurio ha iniziato un transito poco piacevole, poco amichevole per voi, è nel segno del Sagittario, oggi e domani luna in opposizione, scontri diretti in famiglia, soprattutto con le donne del segno, o perché volete più considerazione dal vostro partner. È il momento questo anche di programmare un viaggio, che lo vedremo assieme a fine anno, sarà davvero proficuo a livello lavorativo. Muovetevi nel vostro contesto, cercate di chiedere conferme, arrivano, il vostro impegno sarà comunque premiato. Sto Mercurio, non si può. Mercurio è per il pesci, per lo scorpione no. Mettere una buona parola. Okay. Vabbè. Bene Mirella, grazie. Continuiamo tra poco. Sì, certo. Andiamo al piano, ci aspetta Marco, perché è arrivato il momento della sua classifica. La classifica delle donne, è vero? La classifica delle donne è al quinto posto. Ho scelto una canzone. Nomi femminili, parliamo di nomi femminili. Nomi femminili, certo. A questo posto ho scelto Laura, il nome Laura, e quindi la canzone Laura non c'è. Ah, bellissima, stupenda. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché, l'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato, fa male non lo sa. Che non mi è mai passata, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso. Tra di noi da solo non mi basta, stai con me, solo è strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Oh, oh. Laura dov'è? Mi manca sai, magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Le si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più mio, ed io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso. Tra di noi da solo non mi basta, stai con me, solo è strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Beh, bravissima Marco Armani. Chi la cantava questa? Neck? La cantava Neck. Neck, sì. Mi fu ad un Sanremo, se non ricordo sì, male. Sanremo degli anni 90. Perché la Laura non c'è, da solo non mi basta. Ma dove è andata, Michè? No, che ce lo chiediamo stamattina. Siamo ancora a distanza di anni. Chi c'è dopo? Al quarto posto invece. Riconosciuta? Sì. Le Biagi Antonacci. Brava. Iris. Iris, tra le tue poesie ho trovato qualcosa che parla di me. Le scritte tutte col blu su pezzi di carta trovati qua e là. Dimmi dove, dimmi come, che cosa ascoltavi la mia vita quando non stavo con te, e che sapori e che umori, che dolori, che profumi respiravi quando non stavi con me. Iris, mi viene da dirti ti amo, lo sai, non l'ho detto mai. Quanta quanta vita insieme a te, tu che ami me, tu che non lo rinfacci mai e non smetti mai di mostrarti.
mio nome, dillo piano, lo vorrei sentire sussurrare adesso che ti sono vicino. La tua voce che mi arriva mentre un'onda che mi porta in mare con te. Ma che cosa di più? Io ho detto ti amo, e se questo dissi? Quanta vita c'è, quanta vita insieme a te, tu che ami me e tu non lo rinfacci mai e non smetti mai di mostrarti come sei. Quanta vita c'è in questa vita insieme a te. Super romantico. Bellissima. Bravissimo Marco Armani. Bellissima. Che bella, e poi che un uomo tenerezza. Che dedica ad una donna una canzone così. Ma questa, anche se non si chiama Iris, è una canzone che va fortissima. Brava, sì. Grande canzone di Antonacci. E poi bravo. Volevo fare un pezzo mitico di Antonello Venditti, sì. Dedicato a Sara. Beh, bellissima. Sara, svegliati, è primavera. Sara, sono le 7 e tu devi andare a scuola. Oh, 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 Sara, prendi tutti i libri ed accendi il motorino. E poi attenta, ricordati che aspetti un bambino. Sara, se avessi i soldi ti porterei ogni giorno al mare. Sara, 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 se avessi tempo ti porterei ogni giorno a far l'amore. Oh, 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 Sara, mi devo laureare, ma forse un giorno ti sposerò. Magari in chiesa, dove tua madre sta aspettando per poter piangere un po'. Sara, l'ho sentito respirare. Sara, 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 mentre dormivi ti batteva forte il cuore. Oh, 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 Sara, tu non sei più sola, il tuo amore ti basterà. Il tuo bambino, se ci credi, nascerà. Senti, ma io mi sono sempre chiesto, ma lui c'è o ci fa? Cioè, è un po' furbastro, Beh, diciamo tutte e due. Tutte e due, tutte un po' figlio di perché praticamente dice, e ci fa. Il tuo bimbo, ti saluto. Va bene. Marco, Chicco, avete cantato con noi queste belle canzoni? Che domande, Fermiche? Certo. Noi due siamo quelli che vendono i CD di nascosto. Bravo, infatti. E sappiamo tutti a memo. Marco, il 20% sta a te, non ti preoccupare. 15%. Comunque, è arrivato il momento preferito di Marco, sì, perché sì, siamo tutti, in compagnia nuovamente di Luca Amato. Ciao, il nostro ciao Luca. Bartender, e dobbiamo preparare un cocktail. Sì, oggi prepareremo un Moscow Mule. Ah, oh, Moscow Mule. Sì. Famoso oramai. Però ormai... aspettate, bravo. Che è successo? No, prima di cominciare la gente deve prendere appunti a casa. Bravo. Mandiamo adesso la grafica. La grafica con vai. Moscow Mule. Vodka Moscow, appunto, 5,5 cl, succo di lime 2 cl, poi
top ginger beer. Sì, l'hai detto bene, bravo. So forte, grazie. E poi decorazione così, a zenzero e lime. Così, sì, QB, sì, sì. Quanto QB, basta? QB, 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 QB. Allora, iniziamo. Riusciamo a farlo, okay. Luca, anche fare a Marco oggi? Oggi, sì. Oh, vedi, molto quello facile. Mi piace. Io lo faccio... Sì. Anche perché oramai il Moscow Mule va tanto nei locali, sì, io lo sento molto spesso. Sì, va più lui nei locali che io. No, il problema è che lo storpiano un attimino, sentito Mosca Mule, Moscow Mule, lo chiamano in tutte le maniere. Non ne parliamo, non far agitare, che Luca, vedi, poi inizia a tremare e sbaglia tutto. Con cosa abbiamo iniziato? Vodka. Vodka. La vodka, di dove sei tu? Di Molfetta. Di Molfetta, vedi? Si dice vodka. La vodka. Mi ricordiamo un pochino Mary De Generi. Infatti, vedi, perché... Allora, questi sono 5,5 cl, ok, lo faccio anch'io adesso. Vai. Lo fate proprio in contemporanea, one. Guarda, potrei farlo prima io e poi magari lui mi copia, però... Lasciamo stare, io eviterei lo proprio. Lo faccio... Okay, vai. Basta, io ho visto, guarda che... Oh, una goccia è partita, andaggio. Però, guarda, io posso anche parlare con te e versare direttamente. Sì, sì, due secondi, poi mi versi tutto. Fatto. Luca, una domanda, questo è un cocktail prettamente estivo oppure per tutte le stagioni? No, fondamentalmente si potrebbe bere sempre. Drink è aperto, facile, fresco, bellerino. Che domandoni intelligenti che fa il mio amico. Hai visto? Allora, senti, narraci un po' la storia di questo drink, da dove parte, quando è stato inventato. Mi sa che non ho studiato oggi. Ecco. Ma cosa dovevi venire a fare a buon pomeriggio? Raccontare la storia del cocktail, neanche la sai. Preparati due fesserie pure inventate per dire qualcosa. Non ho avuto tempo, ragazzi. Non ho avuto tempo. Non studiare. Il nonno. Allora. Sicuramente avrà una grande storia, questo lo sappiamo. Però mentre Luca continua a preparare il moscomio, l'abbiamo anche Annalisa di fianco e quindi a questo punto sfruttiamola. Grazie. Chiediamole che cosa potremmo unire come piatto, secondo te? Cosa abbineresti tu al moscomio? Abbiamo visto che... c'entrava con il nostro carpaccio di pesce che è molto fresco, a cui c'è il lime come nel cocktail. Da fastidio! Smetti di fare rumore. Quindi andrebbe bene. Sì, con un carpaccio di pesce, okay. Un aperitivo. È fresco, rimane fresco. Luca, già che stai. Ce li abbiamo? Ah, vedi, è di veloce fattura, cioè ci metti poco a realizzarlo. Tecnica build, quindi direttamente nel bicchiere. In che bicchiere lo serviamo? Della nonna. Bravissimo. Non è il bicchiere, come si chiama questo? Questo è un tumbler. Ah, in questo tumbler, caso basso. Ah. Che è il cognome della nonna. Non un grandmother glass, il bicchiere della nonna. Potrebbe essere. Potrebbe essere una categoria. No. Allora, andiamo avanti. Okay. Cioè, è finito il ghiaccio. Grazie, oh, grazie. Va bene. Ce l'abbiamo, è già pronto? No, perché dobbiamo aggiungere questo. A base di zenzero. A base di zenzero io lo faccio. Così. Bravo. Senti anche come frizza. Frizza. Ora andiamo. E poi il QB misceliamo. Misceliamo. Andando dal cucchiaino. Non si gira come sul basso. Questo è come il principe. Questo movimento è di giudizione, quindi non va bene. Abbiamo avuto il principe in puntata. Mio padre. Cambia canale. Anche il principe in puntata qualche giorno fa aveva detto che il caffè si gira. Dai, fai per bene che abbiamo. Ha fatto Luca. Cioè, dobbiamo assaggiare, dobbiamo far assaggiare anche la nostra Annalisa. Buono. Potete fare prima di cucinare. Sì, un attimino. Questo, bravo. Devi forzare molto. Bravo. Senza la parte bianca. Salta il pappastrello, poi posso commettere qualsiasi cosa. Non sarebbe male. Un pezzettino. No. Ce l'abbiamo? Ah, ecco, devi fare non quella... Non troppo vicino. Io ho i sensori giusti. Che sono? Un cinese. Che cosa? Fai quella cosa che mi piace tanto, vedi? Ok, laviamo. Okay. Volendo. Oggi non tagliamo. No. Non tagliamo? Il tavolino. Perché? Fantastico. Perché vedi, delle fettine piccoline di lime. Yes. E ce l'abbiamo quasi pronto, facile. Comunque è molto facile, no? Sì, questo è molto facile. Questo si può fare a casa. Tranquillamente. Allora, poi se uscite magari così fate lavorare a Luca. A Luca e agli altri. Ok. Ce l'abbiamo? Vado. Oh, vedi, assaggiamo? Okay. Ah no, è ah, questo lo metteva mia madre per profumare le robe. Nella Vai, proviamo. Anna, questo è per te. Prego. E questo Marco? È per me, l'ho fatto io. Piano, che noi. L'ho fatto veramente bene. È buono? È fresco. Vabbè, assaggia l'altro io. Però, Annalisa, non lo finire tu che devi cucinare tu. Mentre loro bevono. Noi ci fidiamo di te, che merita il generale, succede che sì, non vuoi. Ringraziamo Luca. Grazie, grazie per essere stato con noi nuovamente con il tuo drink. Michele, Mary. Siamo qui pronti in salotto con la nostra Barbara Francesca Oviedo. Bentornata. E Franco P. Eccomi qua. Ci sarà in collegamento da Roma Paolo Concicini. Eccolo qua. Ciao Paolo, come stai?
Ciao, ciao, benissimo, mi hanno messo in questa meravigliosa piazza deserta, e quindi infatti sto benissimo, no? Bene, si vede, no? Dobbiamo parlare di questi, il tasso di dipendenza di ciascuno di noi dai social fanno parte della nostra vita, e servono anche, sono molto utili, ma gli haters, gli odiatori, quelli che scaricano il veleno sulla tastiera, più quelli che scrivono stupidaggini in continuazione, spingono alcuni personaggi noti e non noti a cancellarsi, a togliersi completamente. Per esempio, gli ultimi sono Amadeus, se non sbaglio, poi anche Fedez. Albano. E poi? Fedez. Molto parlare. Ma alla fine cosa poi... Cosa è successo a Fedez? Scusate. Io ho fatto prima, non sono social. Per lui voi proprio non lo è. Ma diciamoci la verità, possiamo fare a meno dei social? Allora, vogliamo parlare con Paolo. Tu come stai messo? Guarda, io sono periodico, diciamo, vado a momenti, ci sono dei momenti in cui uso i social in maniera proprio costante, molto costante, e altri momenti che adesso non in che periodo sei? Periodo sì, periodo no? Un periodo medio. Ma hai mai pensato, hai mai chiuso l'account perché c'era qualcuno che ti rompeva l'anima, qualche odiatore? Ma no, ma proprio non li rispondo, cioè che secondo me queste cose vanno prese un po' come un gioco, non è che bisogna prendere la vita dalla mattina alla sera e guardare dentro la tastiera e magari ti passa il mondo vicino e non lo vedi. Saggia posizione. Sempre a immortalare qualsiasi cosa, insomma. Vediamo Barbara Mary, voi mi pare che state sempre a pubblicare le foto sui social, è vero? Sempre, quanto tempo passi a farti i selfie? Cioè, ma la colazione, perché devi spiegare alla gente che fai colazione cosa mangi la mattina? Aspetta che ne faccio uno. Dai, lo faccio qua. Mentre tu rispondi, io faccio bene. Vai di selfie. No, in realtà, allora, io veramente sto tanto dietro ai social, forse troppo tempo, me lo dice sempre anche mio padre, però fa parte anche del nostro lavoro. Sì. Quindi... Quanti migliaia di migliaia? E ne ho abbastanza, superiamo i 100.000, siamo a 107.000. Ragazzi! C'è folla di rompiscatole. Ha tanti follower. No, io in realtà, io con parsimonia, nel senso che pubblico una barra massimo, due foto al giorno, sempre legate al lavoro, perché poi dipende anche da come utilizzi i social. Poi dopo ce la faccio. Ma poi anche come li utilizzi? Soltanto perché... per lavoro, e poi facendo vedere il minimo indispensabile di quello che faccio durante i miei giorni liberi. Perché è pericoloso, ragazzi, scusa. È vero, è pericoloso, perché dici, ah, come sto bene qui in vacanza, arrivano i ladri e ti svaligiano la casa. Hai ragione. In città. È successo. Scusa Michele, anche tu non scherzi, fai un sacco di dirette. No, le dirette no, perché non riesco, mi sembra troppo breve. Le storie su Instagram? Le storie, foto. Io sono malata di storie di Instagram, nel senso che i post magari li faccio uno ogni tre giorni, non tutti i giorni, ma le storie sempre, allora, ogni mezz'ora c'è una storia dell'Oviedo. L'ultima che hai fatto? E l'ultima l'ho fatta poco fa, che stavo per entrare, seguitemi a buon pomeriggio, capito? Allora, parliamo con chi proprio... guarda Franco, che ci guarda con un certo disprezzo. No, eravamo vicini di camerino in realtà, però non l'ho visto appunto... No, fortunatamente non prendevo il mio telefono. Ma mai tu, oppure hai smesso? No. Se io non smetti quando vuoi... Ho WhatsApp per caso. Perché mi serve per lavoro e già così mi rompono le scatole. Perché in mezzo alle notizie di lavoro e comunicazioni dei gruppi di lavoro e teatro, te... Paolo lo sa benissimo cosa succede. Tra l'altro a te ti hanno fatto un scherzo tremendo che è finito su tutti i social, quelli delle Iene. Sì. Che è successo? Lo sapevi Paolo Conticini, ascolta. Hanno messo in piedi che mia moglie aveva... No, questo mi manca. No, beh, mia moglie aveva, si era trovata il Toy Boy. Un ragazzo di 33 anni. Sono andato negli studi in camerino, praticamente quasi a litigare con questo, l'ho cacciato fuori, gli ho spaccato un mazzo di rose sulla faccia, se non c'era mio figlio che mi salvava, guarda, succedeva proprio un rebelotto. Vabbè, comunque senti Paolo, noi abbiamo redatto un piccolo comandamenti, le regole semplici da seguire per vedere, per non essere completamente dipendenti dai social. Allora, cominciamo fra pochissimo, facciamo così, ci prendiamo una piccola pausa così e ci poi prepariamo vi diamo il breve decalogo, continuiamo tra pochissimo. Okay. Paolo Conticini, Franco Pini, Barbara Francesca, a dopo, state con noi.